Buongiorno a tutti e benvenuti all'appuntamento con il nostro TG e dalle news col mondo dei ragazzi. Apriamo subito con una notizia interessante. Quali sono gli ostacoli che una persona con la sedia a rotelle ha in città? Un'associazione di invalidi ha fatto la lista delle barriere architettoniche che ci sono a Bergamo. Per un disabile in carrozzina è molto difficile fare un giro in città alta. Anche in città bassa ci sono tanti palazzi e negozi con troppi gradini, ascensori stretti, poche rampe per salire o scendere. I luoghi pubblici più comodi per chi è su una sedia a rotelle sono Palazzo Frizzoni e l'aeroporto di Orio al Serio. Cristian Bonacina di Ghisalba è il più giovane burattinaio d'Italia, ha soli 14 anni e accompagna il padre Ferruccio nei suoi spettacoli. Le marionette sono realizzate dal padre su misura per le sue piccole mani. Le scenografie sono costruite dalla mamma e i vestiti sono cuciti dalla nonna. Da poco Cristian ha iniziato ad esibirsi anche da solo e ha fatto uno spettacolo di marionette davanti ai suoi compagni di classe. Per andare in bicicletta non serve per forza una mountain bike o una costosa bici a corsa, anche una vecchia graziella può andar bene. Per questo a Bergamo, all'ex monastero di Val Marina, da 9 anni si disputano le divertenti grazielliadi. Una corsa in bicicletta nella natura per promuovere l'uso della bici nella vita di tutti i giorni. È chiusa per una frana la strada che collega San Giovanni Bianco sotto chiesa, una frazione di Taleggio. Si tratta di una strada circondata da alte rocce. Da un lato della strada si sono staccati 3.500 metri cubi di roccia che sono andati a finire sulla carreggiata. Per fortuna al momento del crollo non passavano automobilisti e nessuno è rimasto ferito. Ora si lavora per sgomberare i detriti e per riparare la strada. Ha solo 5 anni, ma è già capace di mungere una mucca. Il piccolo Mirko Beccarelli di Clusione ha partecipato alla gara di mungitura della mostra zootecnica, dove ha munto 2,5 kg di latte. Accanto a lui il suo maestro, papà Giulio, capace di mungerne oltre 11 kg nello stesso tempo. La squadra di calcio femminile del Mozzanica ha festeggiato 15 anni. Dai campetti dell'oratorio la squadra è riuscita ad arrivare in Serie A, dove quest'anno gioca per l'ottava stagione consecutiva. Quest'anno per la prima volta sulla maglietta delle giocatrici è comparso anche il logo dell'Atalanta. L'obiettivo delle calciatrici bergamasche è arrivare almeno al quarto posto in classifica come nella scorsa stagione.
in arrivo i nuovi lampioni a Bergamo che illumineranno la città nelle buie giornate invernali. Saranno illuminati diversi paesi periferici con i lavori per 300.000 euro. Sono previsti 10 interventi per aumentare la potenza dell'illuminazione a Longuolo, a Grumello, a Colognola, a Monterosso, a Boccaleone e vicino allo stadio. Tutti i lampioni adotteranno la nuova tecnologia LED. Bergamo ospita l'incontro dei rappresentanti dell'agricoltura dei 7 paesi più industrializzati del mondo. Al G7 dell'agricoltura partecipano Italia, Francia, Germania, Giappone, Stati Uniti, Regno Unito e Canada. I rappresentanti dei 7 paesi parleranno del cibo, del paesaggio, del rispetto dell'ambiente. Sono previsti anche incontri e conferenze aperte al pubblico con la partecipazione di chef famosi. Palazzo dell'Eco di Bergamo è tutto. Vi ringraziamo per essere stati con noi e vi auguriamo buona giornata. Ciao, sono Mohamed e oggi ho fatto il regista. Ciao, mi chiamo Rocco e ho fatto il cecchista. Ciao, sono Matteo e oggi ho fatto l'aiuto regia. Ciao, sono Alberto e oggi ho fatto il cameraman. Ciao, sono Filippo e oggi ho fatto il conto alla rovescia. Ciao, sono Giovanni e oggi ho fatto il tecnico del suono. Ciao, ciao. Sì, sì, sì. Sì.